Ci sei poi andata? In Egitto? Cosa vai a fare fino là in fondo a fare? Un potaverba a settimana e tutti i modi di utilizzarlo, tutte le regole sulla dizione italiana e come correggere la R moscia. Ma dove la trovi un altro canale così? Iscriviti. Ah, ma me che te tieni da mai holds? Che te chiede pagare il fit? Tigni. Tenere. Ama. A mano. Tenerli in mano. Tenerli in mano. Così? No, tenere a mano significa risparmiare, essere parsimoniosi. E si può usare anche per altro, non solo per il denaro. Qualche esempio? Lo puoi usare per dare suggerimenti sull'uso di un oggetto. Tieni la mano l'auto, perché deve durare almeno 10 anni. Altri modi? Lo puoi usare come consiglio quando sei sui sentieri in montagna. Tieni a mano le forze, perché la scalinata del Miller è dura. Ma il modo principale per utilizzarlo è quando si parla di denaro. Meglio che tieni a mano i soldi per pagare l'affitto. E con gli esempi potremmo andare avanti all'infinito. Va bene così. Tieni a mano gli esempi per i prossimi potaverbs. C'è una sola cosa sulla quale non devi tenere a mano. Donare il like e guardare gli altri video sul canale. Sì, va bene. Ora ridammi i miei soldi. Così. No, tenere a mano significa risparmiare, essere parsimoniosi. E si può usare anche per amore. Peccato, lo so, però è troppo lungo.